passò alla storia come il più grande violinista di tutti i tempi e per il gran rifiuto al re Carlo Felice che gli chiedeva un bis. Eppure, almeno una volta, Niccolò Paganini fece la stessa richiesta al pittore britannico George Patton, che lo aveva ritratto per un nobile inglese. La copia del dipinto rimasta alla famiglia Paganini arriva ora all'asta a Torino da Bolaffi, insieme a una collezione di strumenti musicali e oggetti personali che svelano anche il lato meno ufficiale del grande maestro. Paganini, amo definirlo la rock star del primo Ottocento, che si esibiva invece che negli stadi di fronte ai sovrani, ai papi e alle più grandi famiglie europee, era anche molto vanitoso. Noi possiamo vedere nella nostra asta i gemelli di Paganini con lo stemma nobiliare, abbiamo addirittura i calchi in gesso dei suoi stemmi, i biglietti da visita, sempre sottolineato il fatto che lui fu nominato barone. Di fianco al nucleo dedicato a Paganini, l'asta Bolaffi del 25 settembre schiera un catalogo che ha molti punti forti, come l'insieme di vetrate britanniche provenienti dalle più note manifatture dell'età vittoriana e scampate ai danni della guerra. È facile incontrare nei tratti, per esempio, del San Marco, un gusto assolutamente pre-raffaellita alla maniera dei grandi maestri inglesi come Burne Jones, come Dante Gabriele Rossetti ed altri. Di grande interesse anche la sezione dedicata alla pittura, quella dei dipinti su tessuto simili agli arazzi, conosciuti come succhi d'erba, e gli arredi dal 5 al 900. Paradossalmente in un momento di crisi le aste godono di buona salute, nel senso che per far fronte a nuove esigenze collezionisti o eredi decidono di vendere una collezione, un'eredità, e reimmettono nel mercato degli oggetti che a volte non si vedevano da decenni.